Taglio del nastro a Teramo del nuovo centro di educazione ambientale, una struttura innovativa situata nel giardino Gaetano Ruggeri, nei pressi del ponte a catena del parco fluviale del Tordino. Questo centro, realizzato in collaborazione con la Teramo Ambiente, rappresenta un importante passo avanti per la promozione della sostenibilità e dell'educazione ambientale. La struttura è stata progettata per essere un punto di riferimento per la comunità, offrendo programmi educativi e attività rivolte a tutte le fasce di età. L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della tutela dell'ambiente e di promuovere pratiche sostenibili nella vita quotidiana. È stato importante creare questo centro di educazione ambientale, di educazione alla sostenibilità, di educazione soprattutto alle piccole generazioni. Per il primo periodo verrà utilizzato dalla Team per l'insegnamento e la tariffazione puntuale, quindi con i nuovi mastelli, e poi soprattutto sarà di fruizione delle associazioni ambientaliste e delle scuole. I visitatori potranno partecipare a workshop, laboratori e visite guidate, esplorando la flora e la fauna locali, imparando a rispettare e proteggere l'ecosistema. È uno spazio per le associazioni ambientaliste, per il loro lavoro che fanno, per l'ambiente, per la conoscenza del nostro parco, per la salvaguardia della natura, degli alberi, eccetera, ma anche per le scuole, perché noi stessi lavoriamo con le scuole come rapporto di collaborazione. E questo è un centro che dovrebbe valere anche per gli adulti, per gli anziani, per tutte le persone che vogliono vivere la natura in maniera un po' diversa.